Salve a tutti gente, come andiamo? Ecco un altro video di Matto Scacco per voi scacchisti annoiati sotto l'ombrellone. Per chi non mi conoscesse già, sono Alex Melchior, un candidato maestro. La partita che vi porto oggi appartiene al quinto turno del torneo Open disputato a Fiuggi nell'ultima settimana di giugno scorso. Una partita molto interessante dove affronto con i pezzi bianchi Sven Goldschmidt, un giocatore belga molto solido, ha pareggiato anche con un maestro internazionale al torneo, quindi è una persona molto solida, veramente molto solida. È una partita che mi ha dato molta soddisfazione dal punto di vista tecnico, perché sebbene ci sia stato un avvio da parte di entrambi, onestamente, abbastanza col freno a mano tirato, sai, forse l'ultimo turno si cerca di portare a casa il risultato per salvare il torneo, eccetera. A un certo punto mi sono un po' più sciolto e sono riuscito ad attuare il piano che avevo in mente. Quindi dal punto di vista tecnico è una partita che mi ha dato abbastanza soddisfazione la realizzazione del vantaggio. Non mi perdo ancora in chiacchiere e voglio portarvi subito questa partita. La partita inizia con D4, il mio avversario gioca D5, C4, C6. Sembrerebbe che si stia per giocare una partita slava, niente di più lontano dalla realtà. Cavallo F3, E6, cavallo C3, F5. Con questo ordine di mosse il nero riesce a passare da una slava a una semislava fino a uno Stonewall, quindi siamo in territorio olandese. Sicuramente in linea con il suo stile, il mio avversario gioca un'apertura molto solida e in effetti lo Stonewall è un'apertura che non offre proprio tantissime possibilità comunque tattiche o dinamiche al bianco. È una partita più lenta, più manovriera, e quindi c'è da lavorare un pochettino su dei dettagli posizionali. G3, cavallo F6, alfiere G2, qui tutto in linea alla teoria, cavallo D6, donna C2, arrocco arrocco, B6, torre B1. Mi piace molto questa linea perché cerco subito di andare ad attivare questo mio caro alfiere su questa diagonale, quindi per poterlo fare ho bisogno sicuramente che venga spinto questo pedone B, che entri in contatto con la struttura avversaria magari in B5 e comunque si cominci a generare una certa tensione su queste case chiare centrali. L'idea di torre B1 è questa. Alfiere B7, B4, cavallo BD7 e mi decido per C5, che è una mossa probabilmente strana se torniamo a due o tre mosse fa, quando ho detto che l'idea era giocare B5 per aprire la grande diagonale dell'alfiere delle case chiare. Mi sono deciso per questa mossa perché, come è facile capire, non è possibile prendere il pedone in C5, perché dopo che il bianco ricattura in C5 di pedone, sto attaccando l'alfiere in D6 e contemporaneamente si apre la colonna B, si spalanca la colonna B attaccando l'alfiere in B7, quindi attacco doppio, il nero perde un pezzo, non si può prendere il pedone in C5. Questo fa sì che si generi questa tensione, sulla casa B6, che il bianco può sciogliere quando vuole prendendo eventualmente in B6. Quindi resterebbe su colonna aperta questo pedone indebolito, che potrebbe essere in futuro un obiettivo d'attacco sicuramente. Il mio avversario decide di non prendere per impedirmi l'apertura della colonna B giocando alfiere C7, e la mia idea a questo punto è, dato sì che questa struttura di pedoni faccia sì che i piani di liberazione da parte del nero siano quello di giocare eventualmente C5, che è già stata impedita, oppure E5, ho deciso di giocare proprio contro questa E5 liberatoria, con questa mossa che può sembrare strana, che è alfiere F4. In realtà questa è una manovra abbastanza tipica, che è tesa proprio a impedire la spinta di liberazione con E5, perché dopo la presa dell'alfiere e la ripresa di pedone, è vero che io ho indebolito la struttura del mio re. Notate che l'arrocco sicuramente non è solido come prima, ma ho portato un importante pedone verso il centro che mi sta andando a controllare questa importantissima casa E5, quindi sto impedendo meccanicamente, radicalmente, la spinta di liberazione E5 del mio avversario, cosa che lo
mette in una situazione di ristrettezza di spazio, e io invece con la manovra con C5 ne ho guadagnato parecchio. Questo mi dà modo di giocare un pochino più liberamente e di sicuramente andare a limitare quelle che sono le scelte e i piani del mio avversario. Ovviamente a scapito di questo piccolo indebolimento strutturale, che al momento però non si vede come il nero riesca a trarne profitto. Le manovre con, per esempio, un cavallo H5 o anche cavallo E4, con il successivo passaggio magari della donna o della torre attraverso la sesta traversa sulla colonna G, sembrano lente e non sembrano portare nulla di concreto. Questo perché il nero fondamentalmente ha a disposizione solo cavallo e torre, in qualche linea forse anche la donna, magari manovrandola dalla casa E8 e portandola, come è tipico nell'olandese, sulle case chiare, che possono essere G6 oppure H5. Vedevo tutte queste manovre abbastanza lente e avevo sicuramente tutto il tempo per riuscire ad impostare un qualche tipo di difesa. D'altra parte avevo un discreto vantaggio di spazio e quindi questo mi ha rassicurato, no? A non vedere fantasmi e quindi a prendermi semplicemente lo spazio che il mio avversario mi stava concedendo. Il mio avversario, come è giusto che sia, occupa l'avamposto in E4, la casa migliore per il cavallo. Io gioco E3, che forse è una piccolissima imprecisione, probabilmente più preciso era andare subito alla gola del mio avversario, cercando immediatamente controgioco sull'ala di donna con una mossa come per esempio può essere A4, con idee come B5, andare a premere su questa casa C6 e tutta una serie di cose. Probabilmente, come ho detto all'inizio, in uno spirito più conservativo, anche per via di ero quasi obbligato a vincere e volevo vincere soprattutto, ho giocato un po' più con la calma e mi sono deciso per questa E3, che comunque, come vedete anche dalla barretta qui laterale, non compromette di molto la valutazione della posizione, no? È semplicemente una mossa più tranquilla. Non volevo semplicemente avere il pensiero ed il problema di difendere il pedone F4 con manovre come, che ne so, donna C7 oppure cose così. Mi sono tolto subito il pensiero. B5 è stata una scelta del mio avversario che mi ha, non dico colto di sorpresa, ma è comunque una mossa che compromette parecchio. Compromette perché sta già eliminando la tensione, ci si rassegna alla passività dell'alfiere B7, che come vedete dopo la spinta in B5 non riesce più ad attivarsi su questa diagonale che probabilmente era l'unica buona. Mi aspettavo infatti alfiere A6, con successivo piazzamento eventualmente dell'alfiere in C4. Questa manovra mi ha colto di sorpresa e ho iniziato a riflettere su quanto in realtà fosse forte a questo punto, dopo B5, il piano con A5 del nero, perché non si vede un'alternativa. Se decidi di giocare B5 è molto probabile che tu decida di rompere la posizione avversaria sulla casa A5. Gioco torre FC1, l'idea è quella che volevo spostare la donna dalla casa C2 e successivamente permettere la cattura del cavallo nell'eventualità che il nero decidesse di prendere in C3, volevo riprendere di torre. Il mio avversario mi meraviglia ancora una volta perché giocando A6 ho iniziato a dubitare che avesse in realtà un piano, perché la mossa più naturale credo fosse qualcosa come A5, andare a cercare subito di aprire una linea di là ed eventualmente, una volta fatta A5 e cambiato il pedone in B4, con manovre come il cambio del cavallo, che ci serve per indebolire la casa A4, e una torre A4 per esempio, si sta non solo attaccando il pedone in B4, ma ci stiamo preparando anche per manovre come, che ne so, donna A8, la donna poi se ne andrà per esempio in A6 e poi l'altra torre andrà a triplicare, quindi manovre del genere. Mi aspettavo un gioco del genere, che mi sembrava un approccio più coerente al genere di posizione che stavamo trattando. A6 mi ha colto un po' di sorpresa e onestamente ho deciso di iniziare a cambiare il ritmo del gioco, perché vedevo che il mio avversario stava un pochino più sulle sue e mi è sembrato il caso di andare a forzare un qualche tipo di vantaggio. Gioco donna B3, che probabilmente non è la mossa più precisa della storia, anzi l'idea, come detto prima, era la ricattura del cavallo eventualmente dopo il cambio con
la torre, ma non c'era bisogno di tutto questo. Perché? Perché anche se io resto con la donna in C2, l'idea ovviamente, sottolineo, era di giocare A4. Il mio pensiero è stato: se lui mi cambia il cavallo, dovrò riprendere di donna, e dopo si prenderà il pedone in A4, ma io non posso più riprendere di donna perché la mia donna si trova in C3. Ma non fa niente, non è possibile per il nero difendere il pedone in A4, pertanto bastava una semplicissima torre A1 per andarsi a riprendere il pedone. Quindi è stato un eccesso di profilassi. Come sapete, tutti gli eccessi di profilassi poi si traducono in passività, in lentezza, cose che spesso ci portano ad abbandonare il vantaggio o a rischiare di perderlo. Grazie a Dio la posizione comunque ha un carattere abbastanza chiuso, quindi non, sebbene sia un'imprecisione, non è stata poi così grave, non è stata non ho perso chissà quanto vantaggio con questa mossa. Il problema reale è che donna B3 poi si mette anche sotto tiro di un eventuale doppio, quindi c'ho il cavallo in F3 in realtà che è inchiodato all'azione difensiva, no, della casa di 2. Quindi in poche parole, qui devo trovare il modo di scaricare il cavallo F3 dalla difesa della casa di 2, ed eventualmente, dato il carattere chiuso della posizione, cercare di cambiare il mio alfiere in G2 con il cavallo E4. Cavallo E4 che è nettamente più forte di questo alfiere, proprio dato il carattere chiuso della posizione. Sapete bene che nelle posizioni chiuse il cavallo assume sicuramente un'importanza bestiale. Il mio avversario gioca il cavallo di F6 ed è una mossa che onestamente stavo aspettando, perché dopo questo cambio tolgo un cavallo e mi sto preparando alla manovra del cambio dell'alfiere delle case chiare con questo cavallo in E4. Quando il nero non avrà più cavalli a sua disposizione e il cavallo in F3 si andrà a piazzare nella casa E5, che, sottolineiamolo, è una casa scura, questo alfiere sarà praticamente un pedone che può tornare indietro. Mi decido di giocare A4, quindi una mossa sicuramente incisiva. H6, eccesso di profilassi ancora una volta con H4, che probabilmente è più un indebolimento che non una mossa di profilassi, perché G5 apre completamente le linee, spalanca le linee, e ho rischiato di concedere al mio avversario qualche briciola di controgioco. Re H8 mi è sembrata una mossa sospetta in partita. Io a questo punto gioco torre D2, B2, scusate, torre B2. L'idea di torre B2 è ovviamente quella di andare a controllare la casa D2, controllo che mi scarica il cavallo, come detto prima, dalla difesa di questa casa, e gli consente sicuramente una manovra più attiva, una posizione più attiva in E5, senza il problema di andare a beccarsi questo doppio. Il mio avversario gioca torre G8, probabilmente con spirito abbastanza ottimistico, visto che va a cercare una violenta G5 per aprire la posizione su questo re rimasto un pochino solitario, un po' là così, un po' solo, no? E io invece adesso trovo una buona replica, che di fatto passiamo da un mediogioco un po' turbolento, un po' strano, un po' ancora da comprendere e da decifrare, ad una posizione che per me era molto chiara. Come detto, il cavallo salta in E5, casa dalla quale sto attualmente minacciando questo fantastico doppio, il doppio alla forchetta reale, mossa che guadagna un tempo perché il mio avversario si dovrà difendere, togliendo il re dallo scacco. E questa mossa, parare questa minaccia per il nero, consente al bianco di andare a effettuare questo cambio molto importante. Adesso la posizione che si è andata a generare è una posizione nella quale questo cavallo è spaventoso, non si può cambiare con nessun pezzo del giro avversario, solamente per la qualità eventualmente, e questo alfiere, come vedete, è terribile. Ci servono molti tempi per portarlo in gioco, attualmente non è nemmeno possibile, dato che il pedone C6 attualmente è sotto attacco del cavallo, quindi non sono possibili manovre come questo zig zag per portare questo alfiere sulla casa E8, dove probabilmente riesce ad aiutare la difesa a fare qualcosa.
Quindi qua inizio a guadagnare tempi importanti per portare la mia posizione da strana, da incomprensibile, a molto chiara dal punto di vista strategico. Notate pure che è impazzita la barra di valutazione del computer, dopo semplicemente il cambio di un pezzo, il bianco ha praticamente posizione vinta. H5 è una mossa che ovviamente mi tolgo dalla presa della donna, no? E vado a fissare questa debolezza in G6, impedendo avanzate, impedendo cose strane. La donna salta in H4 attaccando il pedone in H5, ma adesso io avevo in serbo questa manovra molto, molto carina, che è donna D1. L'idea è ovviamente che vado a cambiare le donne in G4. Non ho bisogno di calcolare varianti, non ho bisogno di andare a complicarmi la vita. Questa posizione è molto più facile da giocare senza le donne per il bianco, perché il finale che scaturisce da questa posizione qua è sicuramente nettamente favorevole ai pezzi bianchi, no? Il nero non ha case d'ingresso, non ha idee, sta senza mosse praticamente. Donna H3, una mossa inutile perché comunque io alla seguente avrei comunque giocato a cambio delle donne. Cambio delle donne che è possibile semplicemente per un dettaglio tattico. Non è possibile liberarsi con G6 in questo momento per via del doppio in F6. Quindi una mossa che andava preparata sicuramente in anticipo, no? Torre C8, l'idea è di andare a difendere il pedone C6 per preparare il passaggio dell'alfiere dal lato di donna al lato di re. Non do tempo al mio avversario di effettuare questo piano, giocando subito cavallo in F3, torre C7 e subito F3. Cosa fa F3? Va a proporre, diciamo così, al nero di togliersi questa fastidiosa impedonatura, questo difetto strutturale, ma in compenso dona al mio re notevole attività. Dopo la presa, praticamente forzata, perché altrimenti avremmo mantenuto una struttura con un pedone con il nero, con un pedone in E6 e uno in E4, sarebbe stata tremenda. Non riprendo il pedone col cavallo perdendo tempo, ma ovviamente attivo immediatamente il mio re. Il pedone non è difendibile da nessuno, quindi è inutile andare a prenderlo di cavallo e poi tornare un'altra volta in E5, perdo due tempi. Invece così ne sto guadagnando diversi di più. Torre in A8, andando a cercare attività su un settore più sicuramente allettante della scacchiera, perché in questo lato, come abbiamo detto, il pedone H5 e il cavallo in E5 stanno svolgendo una mansione di blocco tremenda, sia sul punto G6, dove è impossibile effettuare questa spinta di rottura, ma anche sul pedone in E6. La casa in E5, infatti, è la casa ideale per il cavallo, perché sta bloccando la struttura pedonale, mentre sta anche agendo nella posizione avversaria. Quindi il cavallo mette i suoi tentacoli toccando case importanti, toccando debolezze e tutta una serie di cose. Riprendo il pedone, ovviamente il nero decide di aprire la posizione, anche perché la situazione si sta facendo sempre più pesante. Non avere spazio, essendo limitato, e fare avanti e indietro con i pezzi non è mai una scelta facile, quella di mantenere una difesa passiva. Il nero quindi cerca l'apertura di qualche linea per forzare il cambio di qualche pezzo, che, come già detto in diversi video, la semplificazione in carenza di spazio è sempre una risorsa difensiva importante. Io ovviamente gioco torre A1, è ovvio che la torre in B2 debba restare qui, non era la torre sicuramente da passare su questa colonna. La torre deve restare in B2 perché deve agire su questa colonna quando il nero deciderà di giocare A5. La presa in A4, infatti, ci dice già che il nero vorrà giocare anche A5. Quindi torre A1, A5, semplicemente riprendo il pedone in A4, pedone per B4, adesso si vanno a cambiare un paio di pezzi e si genera questa posizione molto interessante. Qui il bianco, se Dio vuole, ha incrementato il suo vantaggio, perché sta legando i pezzi rimasti sulla scacchiera alla difesa delle debolezze strutturali. Il pedone in C6 è una debolezza abbastanza grave, il re ha molta fatica a raggiungere, anzi gli è completamente impossibile difendere il pedone in C6, dato che la casa D6 è controllata da questo pedone e la casa D7 è controllata dal cavallo. Si forma quindi questa specie di barriera, quindi il re non ha assolutamente modo di accedere alla difesa
del pedone C6. Alfiere B7 per chiudere la colonna, si minacciava torre B8 ovviamente. Torre B6, che cosa fa questa mossa? In concreto non stiamo minacciando assolutamente nulla, stiamo semplicemente sottolineando che questi due pezzi sono legati assolutamente alla difesa di questa debolezza, perché è al momento attaccata da altrettanti pezzi, quindi nessuno dei due pezzi si può realmente allontanare dalla difesa di questo pedone. Cosa rimane quindi da fare? Dopo aver generato pressione su questa debolezza, non resta che attivare il re. Il bianco ha a sua disposizione sicuramente molto più spazio del nero, sarà decisivo l'ingresso del re in questa posizione. Re G8, ovviamente il re cerca di raggiungere una posizione al centro della scacchiera per sostenere l'azione difensiva dei suoi pezzi. Re G4, re F8, F5. Il mio avversario ovviamente sceglie di non prendere, cosa che avrebbe aiutato il mio re a entrare in F5, e dato che questa casa non è accessibile al re avversario, successivamente anche in G6, sceglie giustamente di giocare re E7. Prendo, il mio avversario riprende, re F4. Ora, andare a capire questa posizione io credo sia molto semplice nonostante tutto, perché comunque gli elementi della posizione sono abbastanza limitati. Non c'è una tensione centrale perché i pedoni sono completamente bloccati. È chiara l'azione dei pezzi, i due pezzi bianchi stanno attaccando la debolezza in C6 e i pezzi neri di conseguenza la stanno difendendo. Il re si deve occupare di tenere a bada gli ingressi del suo rivale. Pertanto la posizione mi sembra abbastanza chiara. Dobbiamo cercare di creare il modo di entrare nella posizione avversaria. Come farlo? Re F6, torre B2. La mia idea è ovviamente quella di andare da B6, B2, G2, G6 dando scacco. Non è possibile andare qui o qui, pertanto l'unica la torre sta dando scacco qui, quindi l'unica mossa resterebbe torre E7. Dopo che il re va in E7, resta in presa il pedone in G7. Questo era il mio piano. Se non fosse che mi accorgo di un dettaglio importante. Qual era questo dettaglio? Che dopo torre B2 il mio avversario, giustamente non premendo più sulla casa C6, sulla debolezza C6, il mio avversario dispone di questa difesa, che è alfiere C8. Che cosa fa questa C8? Andiamo a vedere. Dopo torre G2 io non riesco ad entrare in G6, perché c'è questa risorsa. C'è alfiere F5 e addirittura di colpo migliora la posizione del mio avversario, perché l'alfiere potrebbe portarsi in E4, casa dalla quale ha una notevole attività sia difensiva, perché copre la casa G6 d'ingresso, sia anche proprio aritmeticamente parlando, l'alfiere da qui controlla molte più case, quindi gli ho migliorato un pezzo che non stava giocando. Ricordo che in questo frangente della partita un mio caro amico Marco Parpinel, anche lui candidato maestro ma sicuramente molto più forte, tra l'altro ha vinto il torneo battendo in questo ultimo turno il GM Igor Naumkin in una bellissima partita che spero di riuscire a portare prima o poi, stava assistendo, dal momento che lui aveva già finito la sua partita, a questo finale, e ricordo con simpatia le smorfie quando vide che io invece di giocare subito E4 sono tornato prima in B6, facendo tornare di fatto l'alfiere nella casa B7. Ora fece un bel sorriso dopo che gioco E4. Per quale ragione? Ora è tutto molto diverso. È molto diverso perché adesso con il pedone in E4 stiamo impedendo all'alfiere di accedere alla casa F5. Ora è possibile re 6, non si vede di meglio, non ci sono altre mosse, il nero è in zugzwang, non è possibile lasciare mai con nessun pezzo la casa C6. Se l'alfiere se ne va via, restando in difesa in C6, la torre entra in B8 attaccando l'alfiere e attaccando l'ottava, quindi rischiando di entrare in case sgradevoli, no? Come possono essere F8, G8, eccetera. Se si muove la torre, l'alfiere resta sotto. Non resta, il pedone non si può muovere perché la casa G6 è controllata. Nel caso di G5 seguirebbe una presa en passant. Pertanto il nero è senza mosse, quindi l'unica mossa che rimane non è che giocare re 6,
A questo punto la mia manovra è possibile. Ora il re sta interferendo con l'azione dell'alfiere, che da C8, come dicevamo prima, mi andava a togliere questa casa. Pensando in una casa F5, mi andava a togliere la casa G6. Adesso è possibile la manovra. Torre B2, re in E7, torre G2, re D8. Prendo assolutamente per creare un pedone passato sostenuto. C'è una notevole debolezza che sarà facilmente attaccabile dal bianco in D5. La torre va in sesta, preparando ovviamente torre D6, che preme sulla debolezza. Re in E8, notate che il nero è assolutamente senza mosse. Torre D6, re E7, cavallo G6 scacco. Il cavallo si toglie dalla casa E5 per permettere al re ovviamente di entrare. E dalla casa F4 avremo 1, 2 e 3 pezzi che attaccano una debolezza di 5. Quindi caduto quel pedone, il finale sarà ovviamente straperso per il nero. Re F7, re E5, re E8. Non è da sottovalutare che si minacciavano anche cose ben più gravi del guadagno del pedone di 5. A questo punto infatti si minacciava torre D8 con idee come torre F8 matto. Si è creata una gabbia di matto attorno al re. E ovviamente se a questo punto la torre andasse in C8 per difendere l'ingresso in ottava, semplicemente dopo la torre in D7 stiamo dando un bel doppio al re e al fiere. Quindi a questo punto re E8 per andare a difendere la casa D8 per impedire l'ingresso della torre. Cavallo F4, come detto, andiamo a premere con tutti i nostri pezzi sulla debolezza in D5. Torre E7 scacco, ovviamente siamo agli ultimi, colpi di coda. Torre 6, re F7, cambiata questa torre, passiamo ad un finale di pezzi leggeri completamente straperso per il nero. Cavallo per D5 scacco, re F7, il cavallo torna semplicemente in F4 e il mio avversario a questo punto abbandona, ovviamente in vista di D5, C6, e questo alfiere diventa veramente un pezzo debolissimo. Sarà inevitabile l'ingresso del re in D6, dato che se il re cerca di allontanarsi per raggiungere le case di promozione dei pedoni passati, dopo cavallo E6 si perde il pedone in G7 e quindi sarà quello di H ad andare a donna. Ragazzi, mi ha fatto piacere tornare a portarvi un nuovo video, spero vi sia piaciuto l'analisi. Fatemelo presente con un bel pollicione oppure nello spazio riservato ai commenti. Ragazzi, come al solito, senza nient'altro da aggiungere, io vi auguro una bellissima estate, spero di tornare prima che finisca l'estate. Comunque, in ogni caso, mi raccomando, mettetevi la crema solare e bevete tanta acqua. Arrivederci. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!